Buonasera a tutti e ben ritrovati con le dirette FIAS. Dopo la pausa estiva riprendiamo i nostri collegamenti per stare insieme, ritrovarci, parlare di subacquea. Questa sera trasmettiamo fuori casa, siamo a Udine per una bellissima serata con il professor Pasquale Longobardi, un nostro affezionatissimo amico. Bene. A presentare questa serata con me, chiaramente oltre il caro Gianni Morè che dall'altra parte della regia c'è il presidente nazionale della FIAS, il nostro caro Marco Lerma. Buonasera, presidente. Buonasera a tutti voi ragazzi, ciao Emanuele. Allora, com'è? Che aria si respira questa sera lì a Udine? Si respira una bell'aria, siamo in una sala pienamente gremita di appassionati subacquei e fra un po' il professor Longobardi ci tratterrà con questa lezione un po' interattiva dove spiegherà quali sono gli ultimi sviluppi in tema di decompressione. Con un focus proprio sulla personalizzazione della decompressione stessa. Bellissimo, beh, vedo una sala riempita. Non so se qualcuno, se ci sentono dalla regia, mi può dare conferma. Non ci sentono. Bene, però è una bella sala piena, presidente. Complimenti perché poi è tra le prime attività che stiamo portando avanti. Quindi toglierò pochissimi secondi. Un velocissimo flash su FIAS 5.0. Come vanno le attività? Le attività, come ben sai, stanno andando molto bene, nel senso che. Nel frattempo la regia ci fa ritornare il nostro presidente, l'aula come vedete è grandissima, è piena. Stasera il professor Pasquale Longobardi, il nostro carissimo amico, ci parlerà in particolare degli ultimi sviluppi in tema di prevenzione degli incidenti subacquei durante le immersioni ricreative, tecniche ed in apnea, un focus sulla personalizzazione della decompressione. La serata è stata organizzata dalla Friulana Subacquei della sezione di Udine, una sezione bellissima, tra l'altro oltre alla squadra fanno anche molta subacquea. Stasera sentite il direttore tecnico Ernesto Milan che sta riprendendo le attività. Buonasera a tutti. Io La faccio Friulana Subacquea è un silenzio, piacere così potete sentire di Ernesto. presentare questa serata e io sarò brevissimo nella presentazione di come si svolgerà la serata perché il relatore stesso ci darà delle indicazioni su alcune cose che vuole sperimentare con noi. D'altra parte è uno scienziato, è una persona che vuole sempre provare, mettere all'avanguardia quello che è. Io vi dico solamente una piccola cosa. Erano ancora, credo, 87 o 88. Questo professore lavorava in un centro per varico con il professor Pallotta. Io mi trovavo a Ischia per fare attività didattica. Ebbe il piacere di conoscerlo. Da quella volta, oltre al rispetto professionale nei suoi confronti, è nata una forte amicizia. E quando da Udine o dall'altra parte d'Italia ci mettiamo d'accordo per vederci, è sempre disponibile a portare il suo contributo a quello che è il nostro movimento e a far sì che le nostre attività di qualsiasi genere si svolgano in un modo un po' più sicuro. Però chi è Pasquale Longobardi, lo lascio dire al direttore della nostra scuola, il signor Francesco Favero, che ci fa una breve presentazione, il professor Longobardi. Buonasera a tutti. Allora, quando andiamo a un convegno, più delle volte la persona che andrà a parlare non la conosciamo o l'abbiamo sentito per fama. Pasquale Longobardi, tutto il mondo subacqueo lo conosce. Fra 27 giorni, Pasquale Longobardi compie 60 anni. È nato in. Grazie. No.
Ma si può stare sul palco? Ok. Sul palco, fermo. Sul palco. Devo andare qua. E fermo. Ok. Il 24 luglio del 1986, Pasquale Longobardi si laureava in medicina. Vi ricordo queste date, dico che 60 anni è una data lontana, no? E sì, col massimo dei voti e con la menzione. Allora, questi dati me li sono scaricati dal suo sito. Sono 41 pagine di curriculum. Allora, quindi questa sera non è che io vi menzionerò ogni punto di questo qua, no? Però questo signore è un grande luminare della medicina interbarica. Ernesto ha nominato Pallotta, io faccio un inciso del professor Pallotta, è stato un mentore per Pasquale. Io ricordo di aver letto due libri che ha scritto. Ed è un aneddoto un po' spiritoso. Mia moglie era incinta, io sono andato con lei dal ginecologo, che è stato presidente della sezione territoriale di Udine, nonché istruttore, e gli ho chiesto se mi rimprestava questo libro. Io, che non ho studi in ambito di medicina, me li sono letti capendo quello che potevo capire, perché i termini erano realmente medici. E quindi lui è partito da lì, però prima ha fatto anche, leggo, una specie di dazio di ricercatore della scuola interdisciplinare medico iperbarica napoletana. Pasquale Longobardi è napoletano, lo sentirete dall'accento, lo sentirete dal suo modo di esprimere, dal suo vicino, dal suo modo di esprimere. Perché Pasquale Longobardi è per noi della FIAS un amico? È un amico sostanzialmente perché, nonostante usi termini, potrebbe usare dei termini molto, molto impegnativi, a noi, che siamo dei laici, rende tutto molto chiaro. E ci fa capire delle cose veramente difficili, no? Dalla polverina a problemi genetici. Ecco, lui in questi tantissimi anni, ogni volta che Udine chiamava, ma la federazione chiamava, lui era presente. E con Ernesto abbiamo sempre detto: quando arriverà Pasquale, chissà che novità nuova ci dirà. Ed era ogni volta qualcosa di nuovo, ma non solo per la subacqua, ma anche per la mia. Ok? Ma Pasquale è anche istruttore della nostra federazione. È un esperto subacqueo. Io vi invito a vedere, a leggere il suo curriculum. Come l'anno 1989, quindi quasi 30 anni fa, il 6 dicembre, Pasquale diventa direttore sanitario della Camera di Barbarica di Roma. Io mi fermo qua nel dire quanto altre qualifiche ha, oltre 250 pubblicazioni. Noi andiamo da Pasquale soprattutto con i corsi di salvamento, perché andiamo a provare a toccare con mano come l'azoto in profondità interferisce con il nostro cervello. Con Pasquale, credo 12 anni fa, siamo stati forse i primi, non so se al mondo, ma entrare in camera iperbarica con il Rubida. E quindi, credo forse i primi al mondo, e quindi ci hanno testato con quel Doppler per vedere quante bollicine faceva un Rubida, o quante non le faceva. Io ho trovato tra... Mio papà è un grande raccoglitore di frasi importanti. E ho trovato questa da dedicare a Pasquale. Non è la magia o la fortuna che fa di qualcuno un professionista. È soltanto conoscenza conquistata a fatica ed applicata con cura. Pasquale sa che io ho una grande stima di lui. E lui
ha detto che ufficialmente per lui ero il suo fan numero uno. Quindi io credo di aver già esaurito il mio tempo per dare la parola a un grande luminare della medicina iperbarica. Abbiamo anche per noi il presidente della Federazione Italiana di Vita Subacquea, il dottor Marco. Grazie. Ci siamo appena incontrati un mesetto fa per i festeggiamenti del 50° anniversario di Vita Subacquea ed è stato un momento fantastico e goliardico. E oggi ci ritroviamo qui a distanza di poco più di un mese per un'interessantissima lezione interattiva che Pasquale ci farà questa sera. E con l'occasione confermo che Pasquale mantiene il suo titolo di Presidente della Commissione Medica Nazionale della Federazione. A Pasquale Longobardi l'onore di apparire questa serata. Grazie. Mi ci vuole un bastone, sei 60 anni, questo carico di curriculum, ora vai, mi devo presentare vecchio con la barba. Io invece sono entusiasta e quindi passo da una iniziativa all'altra. Infatti vedete l'ultimo giochino che è nato tra amici, questa volta intervista, quindi se alla fine mi divertite fate un po' di foto o altro e poi nei social ci vogliamo un po' crescere anche noi. Abbiamo qui la gradina che è la nostra. Grazie a tutti per essere qui. Veramente qua sono nella mia famiglia. Io sono nato Fias e solo Fias. Poi giro da una direzione all'altra per fare conferenze, ma il mio cuore sono molto dolce, abbastanza a distanza. Il mio cuore è Fias. Saluto gli amici a casa, anche il nostro regista. E quindi allora, quando facciamo oggi? Alla fine della giornata sarete in grado di impostare il vostro computer, qualsiasi computer guardiate, in maniera un po' più personalizzata, in base a dei codici che sono vostri. Naturalmente nell'esperimento, perché ovviamente è un'esperienza che si chiama laboratorio, in quanto è interattivo, quindi dovete un po' giocare anche. Se ne avete voglia, alla fine avete un numero che è vostro. Se non state a guardare, è più o meno avete capito il concetto. Ecco, questo per accadere agli amici a casa, mi dispiace tantissimo perché perderanno queste interazioni. Ho degli assistenti che compariranno adesso vicino a me. Eccoli qua. I valletti. Allora, che si presentano da soli? Come si chiama? Igor, Alberto. Allora, loro quattro, dopo ovviamente vi lascio seduti così facciamo un casino, però di fatto a fare gruppi di due sedie o altro vi aiuteranno perché dovete compilare dei mondi, fare dei giochi, insomma dovete misurarvi. Dimmi dove lo state facendo, partecipate così ci divertiamo. Grazie ragazzi, poi vi lascio un premio alla fine. Grazie, allora bene, allora mi metto qui. I titoli più o meno li ha detti il nostro amico, questo serve tutto ufficialmente. Titolo perché è più importante, che è stato rinnovato, ringrazio molto il presidente, anzi auguri per la presidenza, e in pratica il titolo più importante è quello di coordinatore della commissione medica del Centro Tecnico Nazionale, quindi insomma gli staff con il mese. Ho messo i titoli per dirvi che non ho interessi finanziari, cioè nel senso che non ho nessun contratto con aziende di computer o altro, quindi dico le cose che dico per passione. Se uno dovesse parlare della medicina subacquea ai corsi, molti di voi sono istruttori, basta questa diapositiva.
cioè basta dire di evitare di fare errori, tipo una salita rapida, in modo che il computer non vada in errore. A quel punto non si formano le bolle e quindi ovviamente se tutto è tranquillo, se si formassero le bolle abbiamo ovviamente una manifestazione, un danno e si finisce il cambio. Questa è la medicina di base. Questo ci rende tutti uguali, cioè ovviamente chiunque sbaglia ha un incidente e va nella camera del bar, che praticamente è sempre uguale. Noi quando arrivate in camera del bar non chiediamo cosa le fatti ancora. Abbiamo una tabella, tabella 6, o quelle di ossigeno, e sono uguali per tutti. In realtà non è così. Come è nata la teoria della decompressione? Giustamente bisogna tirar fuori su barri. E quindi, in pratica, negli anni all'inizio del Novecento, Holden, che era uno scozzese, e Vincent Abbauto, cioè anche i concorsi, poi mondo e paese, Holden era parente del ministro dell'energia inglese, quindi vinse questo appalto rispetto all'altro che invece faceva la compressione lineare, come fanno i subari industriali in saturazione. Lui invece la fece a scalino, comunque siete abituati. Quindi anche qua ci sta una retroscena. E la fece sua, in pratica, studi con, erano una trentina di caprette, disse dentro, fece esperimenti e vide cosa successe. Poi sono stati degli anni che l'abbiamo perfezionato. Il concetto di base qual è? Che praticamente disse, se uno vuole tornare in superficie con lo stesso carico di azoto che abbiamo adesso, quindi adesso siamo su 1000 millibar, abbiamo circa 800 millibar di azoto. Se io da sott'acqua voglio salire a 800 millibar come adesso, ci voglio circa 2 giorni. E non è così. Quindi lui accettò un sovraccarico di azoto. Potete uscire con 800, posso uscirne con 1600. Poi nel tempo abbiamo diviso in compartimenti, la cosa è più complicata. Però il concetto che deve rimanere è che lui, per poter far risalire i subacquei, che erano subacquei militari, in un tempo ragionevole, fece un assunto che il nostro organismo tollerava il doppio dell'azoto che abbiamo adesso, che viene adesso addosso. Negli anni 2000, che successe? Che gli astronauti usavano queste tabelle per uscire, per diventare la pellicola spaziale dell'equipo astronauti. Allora, nella pellicola spaziale ci sono 1000 millibar, come qua, un'atmosfera. Nell'astronave 250 millibar, un quarto. Quindi è come salire da 30 metri alla superficie, cioè da 4 bar a 0, a 1 adesso. Quindi mentre il concetto è, ma c'è una un'inversione della superficie, la stessa cosa quando l'astronave passa dal veicolo spaziale all'astronave. E questi astronauti avevano dei problemi, dovevano articolare, i sicuri, mangiare sulla pelle, incidenti. Quindi la NASA disse questa tabella è globale, bene, c'è qualcosa che non va. E allora, stessi in quegli anni, anni 2000, capitò che un geologo subacqueo che andava a fondo, vedeva le scioline e indicava la scia gradatoria mentre saliva verso la superficie. Quindi si fermava per fare il suo lavoro di la scia gradatoria, non ci vogliamo. E diceva che mi stava molto meglio facendo queste soste profonde. Quindi la NASA diceva che le lavelle non andavano bene. Questo diceva che stava molto meglio facendo le profonde. E nacque l'RGDM, il modello a gradiente di rotto di polvere con le viti sopra. Cosa è successo? Che praticamente sono passati anni 2000, siamo 2021, 20 anni, gli incidenti non solo sono più sono aumentati in quelli diciamo di media, lui che ha pure fatto l'essere umano da sua. Quindi quel modello di aumentare la decompressione dentro le soste, poi la NATO riusciamo alla velocità di salita, 10 metri al minuto, facciamo 9, 7, eccetera, ha peggiorato la situazione. E quindi a questo punto abbiamo deciso che bisogna riconsiderare il fenomeno con un punto di vista diverso. E allora abbiamo cominciato a ragionare.
Quindi, cosa è la Radio Factory? O quello di sicurezza, laboratorio, se avete delle MCDM, ovviamente quello di sicurezza, se avete un computer compartimentale, la Radio Factory. Capite il concetto? Di base, un altro è al contrario, ma quindi io ho tanto una pressione di alzo più alta, la devo scaricare. Ecco perché è invertito. Cioè, il fuoco, per noi il ghiaccio l'alza da quando un sacco da fondo. Mi stacco da fondo e devo tornare a questo ambiente, quindi devo scaricare il fuoco. Cosa che ci vuole? In pratica disse, va bene, posso tollerare il doppio della zona, quindi mise quella la differenza che c'è tra la pressione ambiente e quello che il mio corpo tollera è il massimo tollerabile. Possiamo considerare il massimo tollerabile dal mio corpo per non avere questa ambiente positiva, la bolla e quindi il danno. A quel punto, Buhlmann, negli anni successivi, disse, però, questo può andare nelle eredità, per gente che fisicamente è perfetta. Quindi, in realtà, è un po' poco scelto, perché devo arrivare con l'appetto, è un po' pericoloso. E quindi, a questo punto, introdusse un fattore correttivo. Quindi, il fattore correttivo, semplicemente, che poi si chiama appunto fattori di gradiente, cioè vedete la differenza di pressione che io posso tollerare, si divide in due valori. Abbiamo il gradient factor low, che significa è una profondità, cioè quando introdurre la sosta profonda. Quindi da quanto parte che mi stacco dal fondo, a che profondità mi devo fermare. Sgasare un po' e poi risalgo piano piano verso la superficie. Il gradient factor high è invece un tempo, è l'ampiezza della decompressione nella parte finale, quando sto per uscire. Quindi quanto tempo devo rimanere a sgrassare prima di uscire da fuori da fuori. Ora, naturalmente, se avete seguito finora, se io metto 100 di gradient factor low, quindi diciamo il gradient factor è rispetto al massimo, perché oltre quello possa andare, quindi per quindi rispetto al massimo che aveva fatto oltre, quanto devo stare sotto un margine di sicurezza? Quindi quello è il massimo ed è pericolo. Voglio stare un po' più debole, più abbasso, cioè se metto 100 e 100 è la tabella di questo è proprio il detto. Più praticamente tengo basso questo numero, maggiore è il margine di sicurezza. Significa più decompressione. Quindi, quello che la distanza tra il numero che ho impostato è il 100, è il margine di sicurezza. Se voi mettete 20, avete 80 di margine di sicurezza. Se voi mettete 80, avete 20 di margine di sicurezza. E a questo punto io non dubbio. Quindi, in base a che decido il suo valore? Quindi, qualche anno fa, cioè una decina d'anni fa, quando imparavo questa cosa delle bolle, nel mondo della subacquea tecnica del Peter, eccetera, si mettevano valori gradient factor low, quindi la sosta profonda, tipo addirittura avevo visto 15, 20, 30, era la più uguale. E il gradient factor high, quello vicino alla superficie, si metteva a 70, ancora oggi è l'artice del 70. Quindi si teneva soste molto profonde e una compressione più lunga vicino alla superficie. Oggi vedete che questa roba è saltata, cioè oggi noi raccomandiamo il minor tempo di decompressione ragionevolmente possibile. Quindi stiamo tornando a 100. Adesso oggi a fine giornata vedete valori che meglio calzano a voi, ma almeno su un criterio di base più o meno
scientifica. Carlo, vuoi vedere la giornata? Allora, per potervi coinvolgere, dobbiamo meglio capire. La NASA cosa fece? Prese delle piastre, ci mise dentro dell'acqua e le decompre e fece la compressione da 30 metri alla superficie, come era il mio caso. Con il modello ad acqua si formarono pochissime bolle, però diciamo niente, lo disse, non corrisponde col dato reale. I nostri astronauti hanno un incidente. Quindi dissero, dov'è l'errore? Loro dissero che perché il nostro corpo non è fatto di acqua, c'è acqua più grasso. Quindi misero nel grasso, dentro al surfattante, dentro la piastra, e la stessa decompressione da 30 metri alla superficie produsse un sacco di bolle. Allora ci hanno sbagliato tutto. Quindi siccome le bolle si formano, poi con il dolore, dovete mettere queste soste profonde per gasare, per controllare lo sviluppo di queste bolle. Reduce the gradient bubble model, cioè un modello che riduce l'inguisco delle bolle. Tutto a più che poi dissero, ma la bolla non è solo gas, perché poi scoppia. La bolla viene subito rivestita da un cappotto di grasso che c'è nel nostro sangue. È riconosciuta dal corpo umano come un nemico. Siete presente che chi di voi non si mangia da più di 20 giorni? Ok, questi, voi avete adesso tutta una serie di bollicine adese ai vostri vari sanguigni e che vengono dalle valvole cardiache, dalle biforcazioni dell'asi, se c'è un po' di colesterolo del giancone, se fumate del giancone. Quindi diciamo avete queste bollicine adese al vostro sangue. La prima volta che farete esmissione, mettete in gioco le bollicine e quindi fanno da nucleo come dei taxi che prendono il gas, dovete fluire in maniera libera, in maniera sciolta. Se invece voi avete queste bollicine dentro di voi, perché già, a questo punto diciamo, le bolle diventano praticamente un taxi, si caricano di gas, si gonfiano. Oltre una certa dimensione si rompono, fanno e moltissimo tipo. Quindi questo fattore vedremo dopo quante emissioni fate per anno e l'intervallo tra un'emissione e l'altra. Attenzione perché il polmone è grande quanto un campo da tennis e filtra ogni giorno l'aria che c'è, come l'acqua che c'è una piscina nel giorno. Quindi il polmone è un filtro meccanico che è con un setaccio trattiene le bolle. Però il polmone deve essere funzionante. Ora, fin qua, facile, il filtro meccanico trattiene le bolle. Altro concetto è che c'è un setaccino più piccolo, sempre nel polmone, che blocca le sostanze tossiche, perché la bolla, quando urta contro i sanguigni, li scortica, li rovina. E produce le sostanze tossiche che fanno infiammazione. Il filtro è sempre il polmone, ma un polmone che funzioni bene. Se invece il polmone ha avuto dei problemi, perché siete forti fumatori, che dopo vedremo, quindi un fattore di rischio fumo, oppure per esempio avete avuto delle polmoniti, dei traumi, degli incidenti, una storia di danno polmonare, il setaccio non funziona più tanto bene. O anche se respirate male. Provate a mettere una mano sulla pancia. Vieni qui. La pancia è grande qua, eh. Adesso che si è messo davanti, scappa, va dietro. Allora, fai un bel respiro. Fuori. Ecco, lui respira bene. Allora, ovviamente, prende aria. Quando prende aria, l'aria scende e gonfia la pancia. Questo è un mantice che aspira praticamente il sangue da tutto il corpo, ma anche dal cervello e dal midollo, perché il cervello e il midollo sono bagnati da un liquido. E in pratica si chiama green linfa. Questo liquido deve muoversi e lo fa con un buon cuore, ma principalmente con una buona respirazione. Okay?
E quindi tu? Grazie. Ti chiami? Vincenzo. Respira. Fuori. Ecco. Lui va bene. Dice niente. Vai bene anche tu, dai Vincenzo. A posto, grazie. Ciao. Per... No, perché poi didatticamente il concetto in base l'errore che ovviamente di respirazione sbagliata, diciamo un accenno, però è solo un accenno, quindi la sua respirazione è buona, è la respirazione paradossa, cioè quando uno respira principalmente col torace, quindi fa gonfia il torace e svuota il torace. Non ce la fa questo movimento, perché ci sono i muscoli intercostali, a far girare questo liquido, quindi ristagna. Quando fate iniziate in decompressione, le bollicine intasano il polmone e intasando il polmone, no, il polmone ovviamente non riesce più a lavorare bene e quindi il sangue ristagna dappertutto. Dove è che ci interessa? Nel midollo, perché il midollo si gonfia e poi vedremo, possono nascere dei problemi. Quindi il polmone è molto molto importante. L'organo più importante di un subacqueo non è il cuore, è il polmone. Allora, a oggi, 2021, cosa sappiamo? Che certamente il problema parte dal fondo, ve l'ho detto. Si fanno delle bolle che si possono vedere con il Doppler. Il DAN, altre organizzazioni hanno sempre lavorato sulle bolle, ma vedevano solo un aspetto della realtà. Perché l'altro aspetto, io posso avere un sacco di bolle, ma non avere incidenti. Perché vengono filtrate da un buon polmone. Quindi io posso avere un grado 3, grado 4 di bolle, ma non ho problemi. Poi ho un grado 2 e ho il problema. Perché? Perché se la parete dei vasi sanguigni è fragile, e vedremo i motivi, a quel punto, diciamo, praticamente si danneggia e si producono delle sostanze, sono una polverina, la famosa polverina di prima, che è tossica. La polverina, cioè... Ognuno di noi ha una radiolina è sintonizzata su un canale che produce più o meno polverina. Cioè a parità di danno, io produco tanta polverina e lui nessuna. Qui c'entra la genetica e lo stile di vita. Le due cose insieme, quantità di bolle e predisposizione alla polverina, fanno sì che praticamente si sviluppi un circolo vizioso che porta all'incidente. E ognuno di noi ha una sua variabilità. Voi avete dentro il vostro corpo 32 trilioni di cellule. Un trilione è un miliardo di miliardi, cioè 18 zeri. 32, 18 zeri, un numero. Queste cellule si parlano con dei gas. Azoto, ossigeno, alcali, in pratica, sono diversi gas. E questi gas, diciamo, ovviamente, sono il linguaggio con cui la cellula parla. Quando andate in immersione, voi cambiate le pressioni parziali dei gas, alterate le lettere nel linguaggio. E oltre certi livelli, il corpo si sregola. Quindi oggi si parla di bioregolazione del sistema, cioè questo sistema di corpo umano che noi lo dobbiamo bioregolare con una serie di cose che in parte oggi vi faccio vedere. È cambiata la medicina, non è più prendo il fegato, prendo il cervello, prendo la milza, qualsiasi cosa volete, è la curo. Questo appartiene al passato. Oggi è fammi capire dove nello spartito si sono confuse le lettere e usare un correttore che mi permette di riaggiustare il linguaggio delle cellule. Bioregolazione dei sistemi. Ne parleremo il 10 dicembre all'Università di Ferrara, entreremo proprio nei laboratori, vedremo con microscopio elettronico queste cellule, come si parlano. Questo è il nuovo certificato internazionale, le cose che vi dico. Io sono una serie di commissioni internazionali e abbiamo messo nella pratica. Naturalmente un certificato, poche cose ci possono stare. E ci sono 4 numeri che oggi, durante la giornata, andremo a esaminare, almeno i primi 2, che è l'indice di massa corporea,
ve lo dirò dopo, però chi ha più di 30, normale diciamo mente, è 25, una persona che sta fisicamente bene. 30, già è lieve obesità. Va bene, non subacco, non siamo mica militari. Da 30 a 35, arancione, ci sono delle regole che bisogna seguire. Dopo 35 io non do l'idoneità. Cioè chi segue il meccanismo internazionale non dà l'idoneità. Dopo, se volete giocare, i miei assistenti vi aiuteranno, calcolerete il vostro body mass index, o indice di massa corporea. Poi c'è la percentuale di grasso. Anche oggi lo calcolerete, la vostra percentuale di grasso. I maschietti dovrebbero avere il 19%, le donne 26%, ma sono maschietto e quindi facciamo tutti 26%. Ok? Quindi, diciamo, fino a 26-27%, diciamo niente, va bene come è tollerato. Gli altri due sono invece la capacità di fare lavoro in immersione, si misura con la bicicletta o con un test cardiopolmonare, e diciamo niente, quello per poter essere istruttore o guida devi poter in condizioni di emergenza subacquea, io sto male, lui mi deve salvare, un ragazzo maschio di 30 anni, il cuore, polmone e muscoli devono produrre 45 millilitri, quindi immaginate un siringone da 50 millilitri di ossigeno per chilo al minuto. Quindi uno da 70 kg e arriva quasi a 2 litri di ossigeno. Quindi il concetto è la donna ha della stessa età, 30 anni, ha uno scondo del 10%, quindi invece di 45 va bene 40. A 50 anni si scende a 35 e la donna a 30. Quindi questo è un numero che, se uno mi dice voglio fare l'istruttore o la guida, eccetera, sott'acqua deve pigliare a uno, deve correre, deve tirarlo su, deve avere questi valori. Se no, diciamo, ovviamente può fare il subacqueo. Se i valori sono molto bassi, diamo una prescrizione, perché sotto nel certificato ci sono qual è il tuo scopo, se è un subacqueo scientifico, un industriale, un militare, quello ricreativo. Quale profondità puoi usare le miscele o non usare le miscele e le restrizioni. Abbiamo 42 tipi di restrizione, compreso ad esempio non vedi colori, non puoi usare un computer a colori. Altre invece più importanti, come questa del cuore, devi fare immersioni in team di 3. Tu badi a te stesso e c'è l'angelo che in pratica bada me se io non sono capace di salvare te. Okay? Ecco. Non vi spaventate, ma il gioco di oggi è una serie di dati che si chiamano, che ci danno il rischio relativo. Cioè, premesso che la persona perfetta, il bronzo di Riace, avrebbe un incidente patologia da decompressione ogni 15.000 immersioni, voi praticamente oggi saprete qual è il vostro numero di rischio relativo. Cioè, il rischio relativo significa 0, io sto nella media, io sono uguale agli altri. Se avessi un rischio relativo minore, sarei meglio della media, ma nessuno ce l'ha. Quindi se invece ho un rischio superiore a 0, come oggi vedremo, io sono più a rischio rispetto alla media della popolazione. Questo è il mio, io ho un rischio relativo di 16 punti, quindi alla fine voi farete questo un conticino e farete 15.000. diviso il vostro rischio relativo, e nel mio caso io ho un incidente ogni 938 immersioni, che naturalmente sarà lo standard della serata. In pratica, chi è sotto 500 invece vi dirò attenzione, se fosse nel mio ufficio non gli darei la responsabilità di fare il leader, perché può fare l'immersione badato, ma non può pigliarsi alla responsabilità di altri. E invece mi auguro che a fine serata, vedo un sacco di persone giovani, eccetera, quindi che abbiano un rischio più alto. Difficile avere 15.000, perché mia nostra figlia, che praticamente ha 16 anni adesso, lei non ha 15.000 perché? Perché uno dei parametri è il numero delle immersioni. Lei fa meno di 30 immersioni l'anno e quindi ha già 3 punti di rischio, per cui ha un incidente ogni 5.000 immersioni. Quindi capite che a 16 anni, bellissima ragazza, eccetera, però ha 1 a 5.000 immersioni, oddio, va bene. Non è lo standard della serata. Sarà 1.000, ok? Scherzo.
Alla fine poi c'è il gioco, noi diamo un tesserino con questi numeri, uno va e sa, qualcuno conosce i suoi parametri di rischio. Allora, adesso chiedo agli assistenti di darvi la scheda. Forza assistenti, siate rapidi. Allora, voi tirate fuori il cellulare, perché vi dirò di utilizzare delle applicazioni, dovete andare non nelle applicazioni, in Google o qualsiasi altro motore di ricerca, vi dirò delle applicazioni perché dovete calcolare delle cose. Ah, i dati sono vostri, quindi non c'è problemi di privacy, niente, perché il foglio rimane a voi. Se lì scrivete 100 di rischio e mi dite 1000, per me va bene. Allora, quindi preparatevi il telefonino, così mano a mano vi dico le cose. Poi una penna, perché dovete scrivere. Se qualcuno non avesse la penna, la chiedete agli assistenti, ai valletti. No, ce li ho io, eh. Siamo alla penna? Chi è che è senza penna? Grazie. Sembrava che fosse una. Anche un'altra. Grazie. A posto con le penne? Moduli. Allora. Valletti, moduli. Io vi chiamo Valletti perché non mi ricordo i nomi. Saranno qui. Prendo uno io perché altrimenti allora bisogna darne uno di questo e uno di questo. Ma lei ci sta dando tutti e tre i mondi, vero? A uno? Vabbè, adesso ripasseranno e vi danno altri due moduli. Adesso cominciamo. Sono tre moduli. Allora, almeno il primo modulo ce l'avete tutti? Vabbè. Allora, cominciamo quindi con il concetto, come vedete, il nome, se volete metterlo, vi ripeto, il foglio è vostro, almeno il nome di battesimo, perché se casca il foglio, eccetera, dopo non vi incasinate. Magari avete 15.000, vi beccate il foglio di quello a fianco che ve lo passa, di 150, succedono queste cose. Allora, andiamo a vedere i nostri vasi sanguigni. Parlare di vasi sanguigni, prima qualcuno mi ha detto ho l'omocisteina alta, in realtà non è alta, la normale è la sua. Che significa l'omocisteina? È lo stato di salute di questo endotelio. L'endotelio è la superficie che riveste i nostri vasi sanguigni. È una roba importante perché è quasi 2 kg di roba che si estende per una superficie, se noi l'aprissimo questi vasi, grande quanto un campo da calcetto. Quindi una roba importante. Ed è la parete tra quello che circola nel sangue e quei 32 trilioni di cellule che ho detto prima. Quindi è molto importante. È proprio il nostro interfaccia col mondo esterno. Ora lo vedete in alto al microscopio elettronico. Se uno viaggiassimo con un sommergibile nel nostro sangue,
lo vedete così, sembra la superficie della Luna, però come vedete è liscia. Andando a ingrandirla un po', sembra il multibolle, quello che riveste la roba elettronica, perché le cellule respirano e quindi producono gas. Chiaro? Questo è un endotelio sano. Che succede? Che noi produciamo le bolle sempre e in tutti. Poi vedremo che in alcuni è di più, ma in tutti le bolle vanno ad attivare i globuli bianchi. Il globulo bianco è come un polipo, una pallina che normalmente è una palla da golf. Se si arrabbia, perché le bolle lo fanno arrabbiare, emette praticamente un tentacolo, come a me ricorda molto una vongola, quindi la linguetta della vongola, e si infila in mezzo a due cellule dell'endotelio. Quindi passa nel tessuto. Chiaro? Quindi dal sangue che sta circolando, emette il tentacolo, si aggancia e passa nel tessuto. Perché lui dice che c'è un pericolo e vuole cercare di andare ad attaccarlo. Quindi che fa? Dipende dall'entità, va a rompere l'endotelio. Non è più bello liscio, si rompe, lo vedete? Rompendosi produce, questi sono i globuli bianchi, queste palline qua, si rompe e produce una polverina, un detrito. Come un muratore che batte un muro fa i calcinacci. I calcinacci sono quelli che ho fatto? Ok. I calcinacci sono quelli che praticamente vanno a creare il danno. Allora, dopo i 50 anni, ahimè, i globuli bianchi sono più noiosi, ok? Sono più sclerotici. Quindi, purtroppo, più di 50 anni, non volevo dirlo, ma non mi viene un'altra parola. Quindi, dopo i 50 anni diventiamo più noiosi. Quindi, anni mette il rischio relativo 13, è molto alto, ma è così. Questo numero, siccome ci sono i dottori qui, viene dai cardiologi, che sono bravissimi. Quindi i cardiologi hanno visto che superati i 50 anni il rischio di incidente cardiovascolare aumenta di 13 volte. Chi invece ha meno di 50 anni, a quel punto mette a zero. È una domanda dei giovani che scrivono. Allora, 13. Essendo la boletana adesso dei numeri, poi facciamo il lotto anche. E qui andiamo al secondo punto, la genetica. Dimmi. Ah, ok. Allora, i valletti stanno distribuendo perché da poco arrivo agli altri moduli. Ok. Quello non lo perdere, quello lì, importante. E dicevo ovviamente che il nostro organismo ha dentro di sé una specie di selettore, l'ho fatto vedere prima nell'immagine. Questo selettore naturalmente non è una valvola, è nella genetica, nei cromosomi. Si fanno dei test, noi a Ravenna li facciamo, per vedere praticamente la vostra capacità nel cromosoma, che è il numero 7, di produrre una sostanza che è azoto-ossigeno, si chiama monossido di azoto, che tutte le notti, dalle 11 alle 2, pulisce i vasi sanguigni. Quindi la natura giustamente dice, è importante, questa parete va lavata. E quindi manda su questo gas a fare il lavaggio. Nel cervello, fa proprio verso quell'orario là, dalle 11 alle 2, si aprono dei rubinetti, si chiamano acquaporina, lancia questo liquido che si chiama green linfa e pulisce le cellule nervose dalle scorie che durante il giorno avete accumulato. Ora voi capite che se una notte andate in discoteca o bevete un po' di alcolico in più, eccetera, non succede niente. Ma se tutte le sere voi praticamente perdete quell'intervallo, il vostro organismo ne risente. Quindi diciamo, perché quell'orario lì? Viene dalla cultura contadina. Contadino si svegliava alle 5 del mattino, alle 4, alle 5, andava a zappare, alle
allora, verso le 11, mezzogiorno, si faceva un po' di salsiccia, un vino rosso che aumenta l'arginina, l'arginina più ossigeno il lavoro, produce ossido nitrico. Andava a letto alle 9 e quindi durante la notte puliva l'organismo e il cervello e il corpo umano. Siamo cambiati, ma la genetica non si è ancora modificata. Ora, questa cosa qui della genetica, quando viene alterata, si fa quella specie di stellina che è tossica. È una stellina che va a mangiucchiare il nostro corpo. Si chiama inflammasoma. Oggigiorno possiamo fare l'inflammacard. Posso sapere, ognuno di voi, quanta predisposizione ha all'infiammazione. C'è della gente che, beata loro, hanno certamente un'infiammazione perché è una risposta positiva, ma dura poco, qualche ora, un giorno, due. C'è della gente che invece lo stimolo infiammatorio è cronico, è ripetuto, e colpo dopo colpo possono avere, a seconda i punti deboli, o le malattie infiammatorie croniche intestinali, Crohn, rettocoliti, la sclerosi multipla, sclerodermia, artrite reumatoide, quello che volete. Sono malattie, oramai il corpo umano rompe in qualche modo. E avere un sacco di incidenti, la decompressione, ripetuti, cutanei o cose varie. Buona notizia. La pressione parziale dell'ossigeno, in particolare l'elio per chi fa immersione tecnica, ma la pressione parziale, quindi il nitrox per chi non fa immersione tecnica, dà dei piccoli schiaffi, stress ossidativo al corpo umano, e questi schiaffi ripetuti inducono nel nostro DNA una difesa. Quindi piccole dosi di veleno fanno sì che l'organismo si difenda, produca qualche delle sostanze che sono spazzini di questi inflammasoma. Quindi chi utilizza nitrox o va spesso con l'immersione tecnica con l'elio ha praticamente una capacità maggiore di benessere, si allunga la vita, è pro vita. Allora, questo lo vedete perché abbiamo fatto gli esperimenti, abbiamo preso il sangue di gente che aveva queste infiammazioni, anche tumori, e dopo 4 sedute di camera iperbarica o diciamo, di pressione parziale di ossigeno aumentata, si erano ridotte l'inflammasoma, dopo 8 sedute erano sparite. Quindi bastano 2 settimane di attività subacquea con la pressione parziale di ossigeno da 1,3 a 1,5 che voi pulite l'inflammasoma che c'è nel vostro corpo. Quindi lunga vita subacquea. Allora, andate nel vostro foglio. Chi ha, siccome non lo sapete l'inflammasoma, facciamo una roba, tanto è un gioco in qualche modo, chi i genitori ha avuto ictus, infarto, diabete, malattie vascolari, quindi qualsiasi danno del cuore o del cervello, o malattie tumorali, o malattie infiammatorie, artrite reumatoide, eccetera, consideriamo che praticamente potrebbero avere una genetica alterata. Quindi in questo caso mettete un valore, se è un solo genitore ed è una roba leggera, di 3. Se invece sono tutti e due genitori ed è roba grave, ci sono deceduti o altro, mettete 5. Se nel dubbio, mettete 0. Metteteci nel secondo caso, scusi. Se uno è gravissimo, tutti e due, 5. Cioè c'è un range che noi lo vediamo quando facciamo la genetica. Io per esempio l'ho fatta su di me, io produco meno gas, ho un fattore rischio 3, nel mio caso. Però si corregge con altre misure correttive. Quindi sì, dimmi. Un quarto di tumore, uno no? 3. Un genitore deceduto per tumore, specialmente la sfera urogenitale, quindi vescica, rene o pancreas, eccetera. Allora. Le immersioni, ve l'ho già detto, quindi vado veloce, se no faccio dopo tardi. E, è vero? Tu? Ok. Allora, a questo punto, le immersioni, rischio chi ha fatto meno di 30 ore di immersioni nel 2000, o quest'anno, l'anno scorso, scegliete voi il parametro,
che ha fatto meno di 30 ore di immersioni, e specialmente se le ha fatte tutte concentrate in una vacanza e poi quindi non a intervalli di 20 giorni, mette 3 punti di rischio. Se invece siete abituati ad andare in acqua, quindi più di 30 ore, specialmente abbastanza frequenti, mettete 0. Il colesterolo lo conoscete tutti. Allora, il colesterolo sporca vasi sanguigni. Ci sono due tipi di colesterolo, il totale, vabbè, il totale, poi c'è l'HDL, quello buono, e l'LDL è quello cattivo. Allora, l'LDL è quello cattivo che in pratica va a sporcare i vasi sanguigni, e cosa comporta? Uno li chiude, ma poi questa strettoia crea un effetto Venturi e qui si fanno le bolle. Quindi chi è bulligeno è perché ha una delle possibilità a queste placche nei vasi sanguigni. Quindi questa cosa, diciamo, produce, è produttore di bolle. Allora, a questo punto, chi di voi sa, se qualcuno prima aveva fascicolo sanitario, aveva le indagini, controllate se vedete, non tanto il colesterolo totale, attenzione, se voi vedete valori, 200 dovrebbe essere normali, ma noi non voglio il subacqueo perfetto. 280 per me va bene, quindi normale sarebbe 200, fino a 280 mettete 0. Ma quello che è importante è l'LDL, che deve essere inferiore a 160. Se avete voi avuto un infarto, un ictus, un incidente di compressione, un tumore, deve essere sotto 100. Quindi si diventa più cattivo. Alzi la mano chi sa, non voglio sapere il valore. Alzi la mano chi sa il valore del colesterolo. Brava, brava, brava. Ah, bravi, ok. Bravissimo. Ecco, questa è l'interazione. Bravi. Chi non ha l'LDL, ma ha soltanto il colesterolo totale, i trigliceridi e l'HDL, c'è qualcuno che è in questa condizione? Tu hai questi tre valori, ma non hai l'LDL. Allora si può calcolare. Vai dentro un valletto. Vai. Allora, viene un valletto e ti spiego come si fa. Comunque, se guardate dietro il foglio, c'è l'applicazione. La cercate l'applicazione e ricalcolate il valore dell'LDL. No, capito? Chi ha meno 60 è 0. Va bene. Quindi, chi ha l'LDL sotto 160, 130, 140, mette 0. A meno che non abbia avuto infarto, tumore, ictus o incidente di compressione. 100? In questo gioco io direi di mettere i 3 punti. Perché, diciamo, mia mente comunque è alto. Okay. Ah, 2 punti, non 3, 2. Sì, scusatevi, 2 punti. Chi è alterato, 2 punti. Posso andare avanti? Allora. Adesso, attimo. Preparatevi, perché adesso vi misurate. Quindi, preparatevi i valletti. Allora. Vi ho detto che questo è il numero più importante, perché è il primo numero, sono i due numeri che vanno nel certificato. Bene, allora ragazzi, per piacere, collaborate, facciamo la prima misurazione, è quella del body mass index. Questo è facile, andate dentro il vostro telefonino e cercate body mass index calculator. Quindi body, lo vedete scritto lì, body mass index calculator. Chi non ha il telefonino, ci sono i valletti che vi danno una mano. Alzate la mano e viene un valletto. Mettete altezza e peso e vi viene il body mass index. Fai anche tu il valletto? Ah, aspetta. Adesso arriviamo a quello. Abbiamo il capo valletto.
Allora, avete tutti calcolato, chi è che non ha calcolato i body mass index? Chi è che non ha calcolato? Lo conosci? Va bene. Allora, siete tutti a posto, tu l'hai fatto il body mass index? Tu in fondo l'hai fatto il body mass index? Pullover rosso, hai calcolato il body mass index? L'hai calcolato? Ok, quindi siete a posto. Lì dietro ho calcolato il body mass index. Bene. Il successivo è la percentuale di grasso. Andate dentro un'applicazione, cercata su Google dove volete, si chiama Body Fat. Aspettate, ce l'ho scritto qua. Guardate dietro. Esatto. Body Fat Calculator. Sì, al numero dietro, la pagina di dietro è il numero 2, Body Fat Calculator. Hai trovato? È questo qua. Allora, avete aperto tutti quanti l'applicazione sul telefonino? Vi chiede praticamente il sesso, il genere, maschio o femmina. Ci dovremmo essere. Poi, allora, mettete il genere, mettete praticamente l'età, poi vi chiede altezza e peso, e qui vi chiede due numeri. Allora, i maschietti soltanto il collo e la pancia nel punto più largo. Le donne tre numeri, il collo, la pancia nel punto più stretto e il bacino, in pratica la parte più larga. Potete farlo sui vestiti e poi magari togliete un centimetro o due. Guardate la First Lady che sta giocando. Avete già misurato voi? Ok. Avete misurato voi? La signora dietro ha calcolato tutto il posto? Ah, quindi lo sai. Se vedi di Ernesto l'hai calcolata? Perfetto. Non lo diciamo. I sali decimali, metti la che 3,66. Aspetta, adesso parte, no, aspetta, questo c'è sotto carter. Allora, nel gruppo delle due colonne, io vi avevo messo le due colonne per un motivo. La prima colonna sono i valori, se volete ricordarveli per un fatto didattico. La seconda colonna invece è quello reale, però non cambia niente, quindi tanto il foglio è vostro. Ecco, il motivo delle due colonne è questo. Quindi qua stanno i valori ideali, quelli che vi metto io nelle diapositive, e qua mettete i vostri. Però non cambia niente. Infatti sopra c'è scritto di riferimento e in essere.
Avete misurato? Allora. Ce l'hai il metro? L'hai già fatto? Ah, Valletti? Mi serve un metro, vieni. Sì. Il capo Valletto. Il Vallettore. Io devo andare avanti perché altrimenti non ce la faccio col resto. Aiuta loro, guarda. Più o meno ci siete tutti? Allora, come funziona? Vi chiedo chi non sta, per piacere. Allora, un attimo di attenzione. Un attimo, perché dopo viene una roba ancora più simpatica, però dobbiamo un po' accelerare quei tempi. Allora, ascoltate, come funziona? Che chi non può fare, non gli darei idoneità alla attività subacquea, deve avere valori di body mass index superiori a 35 e una percentuale di grasso superiore a 30. Però la cosa più importante non è la percentuale del grasso, è il body mass index superiore a 35. Chi va invece in una zona di arancione, cioè può andare in acqua, ma deve mettere delle regole, e chi sta da 30 e 35. Le regole che noi consigliamo si chiama procedura BCS. Quindi, siccome c'è un maggior rischio di danno all'endotelio, la A sta per l'aspirinetta, la cardioaspirina. B e C stanno per controllo del colesterolo e della pressione arteriosa. Quindi tu dopo 6 mesi mi porti un foglio, mi fai vedere che misuri la pressione almeno una volta al mese e il colesterolo dopo 6 mesi, che deve essere nei valori giusti. S sta per fumo, smoke, non dovete fumare. Se dopo 6 mesi i valori sono a posto, vi do l'idoneità per un anno. Quindi tra 30 e 35, procedura BCS, mandate in acqua. Sotto 30 siete normali per la subacquea, anche se un po' in sovrapposizione. Io ho 27, per esempio. Ok? Non ho nessuna limitazione. Dimmi. Il valore del colesterolo si fa riferimento normale, è quello che abbiamo detto prima? L'LDL, sì. Quello che ho guardato positiva di prima. Bene? No, non guardate. Allora, attenzione, quando io dico normale, significa accettabile, perché devo andare un po' di fretta, sennò accettabile per la subacquea, non voglio proprio il militare, quindi è superiore, il vostro dottore vi dirà valori molto più bassi, ma io non voglio l'uomo perfetto. Quando dico normale, accettabile per la subacquea, sennò non è noioso, però dirlo sempre. Okay? Allora, cosa dobbiamo fare qua? Chi praticamente ha valori di body mass index superiori a 30, quindi nella fascia dell'arancione, perché sopra 35 non può fare la subacquea. Quindi tra 30 e 35 mette 2. O percentuali di grasso superiori a 30 molto alte. Bene? Allora, vado avanti, se non... Fumo? C'è qualcuno che fuma? Ahimè? Allora, siccome siete in pochi che fumate... E anche una che conosco che fuma non ha alzato la mano. Allora, a questo punto, quelle persone che fumano, vi mando il balletto perché siete pochi, per fortuna, e quindi vado veloce. Allora, un balletto che praticamente vada vicino a quello che fuma, al fumatore. Ah beh, c'è lì il balletto. Spiegagli come fare le smoking pack per years. Chi non fuma, zero. Devi fare ai fumatori? Devi fare smoking pack per IAS. Ah, allora, le donne 6, i maschi 2. Perché la donna è più sensibile al danno del fumo. Quindi 6 nella donna e 2 nel maschio. Ti mando il balletto. Sì, c'è qua dentro?
Word e Python. Quella bimba. No. Aspetta. Sigla di una sigaretta. Aspetta. No, non lo metto qua. No, però c'è il Word e Python. Pausa questa, ma non è proprio una tipa, però no, c'è quello in inglese, c'è. Cioè. Clarita, mi guardi quello. Clara, mi guarda il smoking pack per IAS, c'era scritto water pipe. Controlla per piacere, perché lo c'era in italiano, non c'è scritto. Allora, nella versione inglese c'è scritto water pipe. Anche in italiano, in inglese, eh. In quella in inglese è l'ultima voce water pipe, quella in italiano non la vedo. Va bene, vado avanti. Allora, questo penso che non lo sappia, c'è qualcuno che sa di avere, non me lo dite, non alzate la mano, però chi sa di avere o meno lo Chandes Assist, velocemente vi dico che cos'è. Nel cuore, un attimo di silenzio perché comincio ad essere anche un po' stanco, allora, il cuore, vedete, nel feto, il sangue deve passare da destra a sinistra perché viene pulito dalla mamma nell'ombelico. L'età del feto si formano due lembi, uno scende verso il basso e uno sale verso l'alto. Al primo vagito la pressione sulla parte sinistra supera i 100 e qua invece rimane 40. E quindi 100 verso 40 battuta unisce due lembi, chiaro? In alcune persone, ma una su tre, non si salda e rimane appoggiato per pressione. Se quando salite sulla scaletta, in pratica voi schiacciate la pancia, oppure se siete stitici quando non è in bagno, fa uno sforzo per sollevare qualcosa, può capitare che qui la pressione diventi 110, 120, cioè più dell'altro lato. E allora in pratica si apre il lembo e fa uno sbuffo. Sbuffo che non significa niente, perché solo sangue sporco fa il secondo giro. Ma se avete tante bolle, fa lo sbuffo di bollicine. Quindi lo shunt destra a sinistra, perché diciamo. Latente, cioè non c'è normalmente, devo fare uno sforzo per farlo. Questo io non lo chiudo, lo lascio di com'è, raccomando di non fare sforzi quando sale in barca, o se si usa del breeder di continuare a respirare in lutto per almeno 10 minuti dopo che si è salito in barca. Se invece praticamente lo shunt è continuo, perché abbiamo che i lembi sono corti, a quel punto il va chiuso. Quindi, se di voi sa di avere uno shunt e sa di avere uno shunt latente, perché non l'ho fatto chiudere, mette due punti. Se invece sa di avere uno shunt aperto, a parte dove averlo chiuso, a quel punto si mette 6. Chi l'ha già chiuso? Chi non lo sa mette 0, io metto 0. Sì. Perché si mette 0? Perché se l'avete ve ne accorgete perché avete macchie sulla pelle, oppure è correlato fortemente con l'incidente della compressione dell'orecchio interno, in inglese inner ear decompression illness, quindi orecchio interno vertigini misto offuscata, oppure con le macchie sulla pelle. Non è correlato con l'incidente midollare, quindi o con le articolazioni. Quindi le forme dolorifiche midollari non sono collegate. La vestibolare, offuscamento di vista e macchie sulla pelle, sì. A questa è la parte invece adesso ci divertiamo. Allora,
Qui abbiamo esperti di rebreather, se vi dico, se non voglio dare i dettagli, ma sapete che rebreather c'è un canestro con della calce con materiale filtrante dentro che pulisce quello che voi respirate. Il nostro corpo fa uguale. Vi ho detto che c'è un filtro meccanico che blocca le bolle e ha un filtro chimico. Un filtro chimico che cattura l'anidride carbonica. Quando voi siete sott'acqua, anche adesso, state respirando 210 millibar di ossigeno, che diventano quasi 210 millibar di anidride carbonica. Se andate sott'acqua, aumenta. L'ossigeno aumenta l'anidride carbonica. Se del nitro, di più, aumenta l'ossigeno, aumenta ancora di più l'anidride carbonica. Questa roba deve essere tamponata, l'anidride carbonica, perché è tossica. E nel nostro sangue c'è il bicarbonato. Voi nascete con una dotazione, i vostri genitori vi hanno fatto nascere la dote più 2 di bicarbonato. Noi disgraziati questa dote la consumiamo. Io vedo nel mio ufficio, quando faccio i test, meno 6, meno 7. Specialmente in chi ha spesso gli incidenti. Quindi non hanno più il filtro. Chi è qui che usa il rebreather? Non vedo il mio amico. Eccolo là. Ma andrei sott'acqua uno con il filtro scarico vecchio? Però vanno sott'acqua gente che c'ha meno 6 di bicarbonato, quindi ha il filtro scarichissimo. Specialmente molti mettono i filtrini per pulire i tubi della quei cose che si mettono vicino al rubinetto. Questi cosa fanno? In pratica tolgono il calcare, quindi rendono l'acqua acida, puliscono i tubi e si intossicano loro. Quindi attenzione, chi ha i filtri, controllate il pH dell'acqua, perché l'acqua deve essere alcalina. Poi ci sono i filtri che fanno l'acqua alcalina. Se l'idea è solo quello del calcare, attenzione perché a noi di bicarbonato e calcare. Allora, come vedete, il bicarbonato tira via il 90% della anidride carbonica. Se io assorbo il 90% di gas, lo faccio diventare un sale, crea un vuoto di pressione nel sangue venoso, perché da gas è diventato sale. Questo vuoto di pressione aspira l'azoto e l'elio. Chi ha più bicarbonato, ne comprime meno. Chi ha poco bicarbonato, l'anidride carbonica rimane lì e non c'è spazio per il gas che diventa bolla. Quindi i bulligeni sono quelli che hanno poco bicarbonato. Chiaro? Da cosa dipende il bicarbonato? Dall'alimentazione e stile di vita. Quindi da tutto ciò che è frutta e verdura è bicarbonato. L'acqua, leggete l'etichetta, Lete, Ferrarelle hanno più di 1000 di bicarbonato. La pubblicità è ingannevole. Ce n'è una adesso che dice non c'è bicarbonato, non c'è pochissimo sodio, eccetera. Va bene per chi ha problemi di calcoli, per i bambini piccoli, ma non per il subacqueo. Vado bisogno di bicarbonato. Poi sono ancora quelli più furbi, pigliano l'acqua con pochissimo bicarbonato e ci mettono dentro il colacero. Okay? Quindi mi raccomando, leggete l'etichetta e prendete oppure come il Gatorade, che non è altro che acqua e bicarbonato. Quindi di fatto prendete l'acqua quanto più bicarbonato possibile. Se no ci mettete dentro un po' di limone. Andate all'estero, acqua purificata e acida, correggetela col limone che sembra acido ma in realtà c'ha bicarbonato dentro. Allora, se voi per esempio siete in iperglicemia o diabete, siete acidi. Se voi avete la diarrea, siete acidi. Se voi praticamente bevete pochissima acqua, quindi nell'esame delle urine vedete la densità sopra 1015, 1020, 1030, se guardando gli esami del sangue, il filtrato del rene, si vede quella sigla, EGFR, il filtrato del rene, è sotto, deve essere intorno a 70-80. Se sotto 60 il rene non funziona bene, si fa con la creatinina. Se voi prendete molta aspirina, tachidol, quella roba lì, siete stracidi. Quindi, a questo punto, mettete più 3. Ma adesso facciamo un giochino. Il secondo foglio che vi hanno dato c'è quello del cibo.
Allora, prendete quello a colori, prendete il foglio a colori e poi c'è un altro foglio vuoto che dovete scriverci, vero? Allora, scrivete il pranzo di oggi, quello che avete mangiato, però aspettate prima di scrivere. Funziona così. Io, per esempio, oggi ho mangiato un po' di carne. Quindi andate a vedere carne di manzo, al rosso c'è scritto 10, prima colonna, la vedete? Al centro. Significa che ho messo per 100 grammi di prodotto 10 unità di acido. Chiaro? Poi a fianco ci ho messo un po' di insalata. Andiamo a vedere nell'ultima colonna, verdura, al terzo posto, insalata iceberg, per 100 grammi di prodotto ho messo meno 2,5, cioè ho messo 2,5 di bicarbonato. Il mio bilancio, 10 meno 2,5, qua. La carne è qui, 10. L'insalata è qui. Insalata meno 2,5. Quindi il più è acido, il meno è bicarbonato. Allora, fate un giochino però rapido, Mettete che cibo avete mangiato oggi, pasta, quello che è, eccetera. A fianco il pesce è sempre 10. A fianco mettete quanti grammi. Ah, bellissimo questo. Non ci riuscirò mai. Allora, quindi, allora, il cibo, cercate la quantità, ogni 100 grammi è il numero che leggete. Quindi 200 grammi di carne sono 20 di acido. 500 grammi di insalata sono 12,5 di bicarbonato. Dimmi? Sì, ma adesso andiamo un po' rapido. Ok? C'è il pane, il vino. No, adesso è un esempio, è didattica. Ok? Poi fate il totale. Quindi fate il più e il meno e vedete cosa esce. Dimmi? Ah già, allora metti la cena, è un esempio, è quello che vuoi. Un pasto, un pasto. Qualcuno già c'è. Siate rapidi. Dimmi. C'è il riso, da che parte? Al burro, non bollito. Non c'è il riso semplice? Non ci dovrebbe esserci? E vabbè, allora fai finta che hai mangiato un'altra cosa, non so che dire. Perché poi nel web lo trovate. È vero, ha ragione, c'è il riso solo al burro. Ma non ce la posso fare, io sto su queste... Devi stare lì. Le catene. Allora, per gli amici a casa, se non me ne dimentico, cercate nel web PRAL, Palermo, Roma, Ancona, Livorno. Stiamo giocando con il metodo PRAL. Trovate i cibi, sono divisi in due colori, in genere l'azzurro e l'acido e l'arancione e il bicarbonato, e dovete equilibrare. Quindi cercate nel web PRAL. Allora, andiamo avanti. Avete fatto? Adesso, quindi, c'è qualcuno che ha avuto un punteggio in negativo, basico? No, tutti acidi, vero? Purtroppo, oggigiorno, il guai è questo, è che noi siamo acidi, cioè mangiamo molto acido. E adesso vi faccio un attimo riposare. Nel senso che alzate la sedia, i valletti vi danno una striscetta. Dove stanno i valletti? Subito, veloci.
Allora, veloci Valletti. Allora, vedete se veramente siete acidi. La striscetta funziona in questo modo. Se rimane dello stesso colore, quindi gialla, avete 5 di pH. Se va sul verde o sul blu, siete basici. I bagni sono qui dietro. Fuori a sinistra, sala stupida. Chi prima va, meno folla fa. È un po' equivoco dire la striscia, però chi vuole la striscia? Vai a fare la pipì, ti danno la striscetta adesso. Gli dà la striscetta qua. Va a letto. Allora. E non ne ho più. Vediamo 4-5 dentro. No, questo l'ho messo io. Ah. Non c'è. Non c'è più. Allora. Dalla chi ci va? Ce n'è una. Una sola, aspetta. Quindi se cosa stanno? Lei è già in tasca? Zero. Andiamo lì. Anche questo, zero. Allora. Non abbiamo più. Ne ho avuto il sacco. Allora. E la facciamo a salvare. Quelli sono tutti vuoti? Tutti vuoti. Lo so, ma sto cercando, non lo so, ho finito le striscette. Aspetta, mi sposto di qui perché... Vabbè, tu cerca tu, ma non credo ci sono. Vieni, vieni. Dimmi. Io avrei un soffocore ereditario, ma mai avuto nessun genere che viene per livelli di scorpivi. Un soffio. Ah, non è vero. Infatti un ecocardio. Lo so. In pratica non vado con sicurezza questo, non è un problema, nel senso che fatto un ecocardio, la frazione di iniezione è superiore al 60%, se non è se un effetto fisiologico, non c'è nessun problema, non è un fattore di rischio. Tutto questo è quello che è andato, prova a dire alle persone. Io alla fine non ricordarmi di questi integratori qua hanno senso? Sì. Sì. Allora, ci sono anche controindicazioni. Soltanto se allora, la cosa ideale è farsi il test genetico. Sì. Perché se uno avesse la normalità. Diarrea,
posso dire, perché il concetto è che il successo di questo è il Amici a casa, stiamo controllando con delle striscette di cartiere tornasole il pH della pipì. Quindi questo vale per tutti, li vendono in farmacia, costa pochissimo e a un euro. E bisogna controllare ogni tanto la pipì, perché se io so di essere acido, sott'acqua il mio filtro è scarico. È come andare con un rebreather vuoto, scarico, vecchio. Quindi non ha senso insegnare a uno, anche nel mondo della subacquea tecnica, di tutto quello che si fa con il filtro e poi uno non si autocontrolla. Questo anche la subacquea ricreativa è facilissimo e quindi bisogna controllare il pH della pipì. Se è acido bisogna alzarlo. Come si alza? Frutta e verdura, col metodo Prall che vi ho appena insegnato, o si prende il bicarbonato. Bicarbonato, partite con bicarbonato di buona qualità, per esempio il base in pulver della NAMED, Natural Medicine, e in pratica si prende la bustina la sera. Si prende la sera perché di notte esce fuori l'acido. Allora, e il pH si misura la mattina appena svegli, perché la pipì è più acida. Quindi il primo, per essere proprio, bisogna prendere il momento più cattivo della giornata, che è al risveglio al mattino. Anche lì non ho sponsorizzazioni, però è di buona qualità e quindi lo dico. A volte nelle scatole c'è già il pacchetto di striscette che state usando, io l'ho preso dalla confezione di base in pulvere. Possiamo continuare? Devo continuare. Allora, tutti gialli? C'è qualcuno blu? Meno uno. Nessuno? Verde, ok, bravo. È vero che... Chi è il verde? È vero che mangiate frutta e verdura voi un po'? Sì? Sì. Quindi confermate questa cosa. Ok. Attenzione, frutta e verdura, anche qua, vanno bene specialmente se sono del contadino. Gli animali si proteggono dal coronavirus perché dentro la frutta, quando vedete che matura, produce il monossido di azoto, perché è un antivirale, antifungino, cioè va la frutta contro le muffe. Ma deve essere la frutta che matura sulla pianta. Mi ricordo le nespole, quando cominciavano le macchie, quelle sono piene di monossido di azoto. Se io compro, io vivo a Ravenna, c'è il distretto della frutta, sono tutti congelatori, comprano le derrate quando gli conviene e le vendono dopo 2 anni, 3 anni, tenendole nei congelatori. Secondo voi là dentro ci sta del monossido di azoto? Col cavolo. Quindi alla fine il concetto è che deve essere la roba naturale. Quando la prendete dall'orto, specialmente quando ha giusta maturazione, quella fa soltanto bene perché è piena di queste sostanze che vi difendono anche dalle infezioni. Bene, ho perso il fuoco. Allora, tutti quelli che hanno in pratica l'acido, quasi tutti, mettete... Oh, posso fare quando ero bambino? Va bene? Ok, allora. Ho anche il mio partner di Mistral fa il siringatore, mette le siringhe di acido ialuronico. Sono davanti. Allora. Quindi 3 punti. 3? Gli acidi. Poi, abbiamo quasi finito. L'ultima voce che trovate
è lo stress decompressivo. Che significa? Sono immersioni tranquille, immersioni che un po' sovraccaricano il nostro organismo. Quello che più è tossico per il nostro organismo, vi ho spiegato, i 32 trilioni di cellule che parlano tra di loro con i gas. Gas più cattivo è l'anidride carbonica, e l'abbiamo detto. Secondo posto sul podio è l'azoto. Quando superate la pressione parziale di 3,2 bar di azoto, significa quello che c'è nell'aria oltre 30 metri di profondità, avviene l'infiammazione. Ora non è che io vado a 50, 60, 70 metri, mi succede qualcosa, ma colpito dal raggio laser. No, però il mio organismo ne risente. Allora, perché una volta io andavo a fare, ho capito, la gente faceva la corsa, fisicamente i lavoratori, più attenti, più asciutti, e non mangiavano tutta questa roba cattiva che mangiamo oggigiorno. Era più salutare il cibo. Quindi io scommetto che se prendo quelli che mi raccontano che ai tempi d'oro, io li guardo nelle fotografie, belli asciutti, e mangiavano roba più naturale. Quindi oggigiorno invece, se voi guardate le etichette della roba che c'è ai supermercati, è piena di gas insaturi, è cambiato proprio lo stile di vita. E non facciamo più l'attività fisica che si faceva una volta. Allora, questo qui vi dice che quando l'azoto supera in pratica 3.4 bar, 3.400 millibar, le microparticelle, la polverina e le piastrine salgono a livelli insostenibili. Però, diciamo, se voi ci rimanete meno di 30 minuti sul fondo e poi risalite, è uno schiaffo e poi recuperate. Poi, cosa significa il freno? L'azoto è un freno per il nostro corpo. Più azoto c'è, più siamo rallentati. Difatti, la narcosi da profondità è perché l'azoto ha questo, produce delle sostanze, si chiama, per i dottori che sono qua, sono il glutammato, che è tossico, e il GABA, che è un freno. Poi abbiamo praticamente invece l'elio, che è provita. Cosa dice? Nella cellula c'è una tassa di spaghetti che si chiama mitocondrio, che produce corrente elettrica. Quando qualcosa non va, per esempio c'è poco ossigeno, un danno, eccetera, arrivano dei trapanini, bucano questa batteria e la cellula si suicida. Si chiama apoptosi. L'elio protegge questa batteria come fosse un involucro contro il danno della carenza di ossigeno e dell'infiammazione. Quindi se voi sbagliate la miscela ad un momento di ipossia, eccetera, ma c'è l'elio protegge dalla carenza di ossigeno. Se voi siete in acidità, avete un danno, eccetera, in pratica l'elio vi protegge. Io lo uso nel mio centro iperbarico per recuperare bambini piccoli o atleti che hanno danni da trauma cranico. Io uso l'elio, perché l'elio non è un gas neutro, è un gas provita, è terapeutico. Costosissimo, ma viva Dio, è magico. Per cui l'elio blocca dei canali che stanno nelle cellule che fanno entrare il calcio. Il calcio è tossico. Quando normalmente le nostre cellule hanno questo canalino con un tappo di magnesio. Se salta il magnesio ed entra dentro il calcio, le proteine di membrana, che sono come delle patatine, fanno un meccanismo flip-flop, si girano ed espongono all'esterno un segnale che si chiama eat me, mangiami. Arrivano i globuli bianchi e tutto quello che vi ho raccontato. Quindi il calcio deve stare fuori dalle cellule. Se entra dentro, è tossico. Come si fa a tenerlo fuori? Grazie all'elio. Allora, sintesi per quest'ultima voce che avete. Quando per mettere zero, dovete fare immersioni con pressioni parziali di ossigeno fino a 1,3, tranne quando fate l'ultima parte a 5 metri, 1,5 va bene. Quindi ho il Natrox anche, cosa dice la FIAS, direttore? 1,5 va benissimo. E, però ecco, se fate immersioni tecniche, usate 1,3. Poi l'azoto, se tutte le immersioni le fate in aria oltre 30 metri,
e il tempo di decompressione dal fondo alla superficie è superiore a 30 minuti, è tossico. Se invece andate a 50 metri, ma il tempo totale di decompressione, comprese le tappe, è inferiore a 30 minuti, il vostro organismo tollera. L'anidride carbonica, se siete acidi, è già una cosa negativa, e l'elio il più possibile. Poi, il freddo. Se soffrite il freddo è infiammatorio. Quindi chi soffre freddo e fa immersioni profonde, mi raccomando, mettete il giubbotto termico. Poi, se siete in acidosi, o avete, dopo vedremo il totale, chi è molto vicino a 500, scooter, perché il vostro organismo zoppica. La luce, lo stress di non vedere, quando vedete che c'è appunto l'acqua torbida, eccetera, dov'è l'istruttore, dov'è il mio compagno, lo stress genera danno. Quindi visibilità, buone lampade. Computer, adesso ne parliamo dopo, e lo sforzo di salita in barca, chissà di avere dei problemi, specialmente i mal di schiena. Allora, se avete un po' di fattori, perché andate profondo, perché fate un total decompression time dal fondo alla superficie superiore a 30 minuti, non rispettate queste robe qua, mettete 3 punti. Però in genere questo vi metto sempre 0. Quindi per adesso, per non farvi uscire tutti quanti piangendo, facciamo che mettiamo 0. Okay? Però avete capito il concetto almeno, no? Okay. Bene, questa non dovete mettere un punteggio, però è molto molto importante. Sempre di più nel mio ufficio viene gente che pensa di aver avuto incidente alla decompressione. Adesso abbiamo un nostro amico ricoverato a Trieste per questo. E invece in realtà non è un incidente di compressione, è un problema di colonna vertebrale. Funziona così. Quando tra una vertebra e l'altra ci sono dei dischi, degli O-ring, che al centro dell'O-ring c'è una gelatina. Se si consuma l'O-ring, la gelatina esce fuori. Questo grigino è il midollo, la gelatina comprime il midollo. Noi lo vediamo, al di là della risonanza magnetica, con la termografia. Si vede proprio il calore che infiamma la colonna vertebrale. Allora, questo è quello che vi dicevo. Tutte le notti l'acquaporina si apre, esce il liquido e lava il cervello. Questo l'abbiamo colorato negli animali e vediamo proprio il ciclo midollo, cervello che gira sul liquido ed è tirato dal respiro dal cuore. Buona respirazione, buon cuore, non in termini di generosità, ma che funziona bene. In pratica, questo tipo di discorso fa sì che il flusso del liquido gira, si chiama green linfa. Quando il canale è ostruito, non circola il flusso, ma c'è un tubo, è strozzato, e che succede questo con la subacquea? Perché abbiamo detto che il polmone è un filtro. Tutte le bolle, specialmente l'infiammazione, lo intasano, si ingorga e quindi non riesce più ad aspirare il liquido dal midollo. Il midollo si ingrossa, se c'è una cosa che lo stringe lo impicca. E quindi voi avete, che questo è un midollo di animale, vedete, di maiale, vedete l'infiammazione, i globuli bianchi che hanno fatto il danno. Quindi c'entra la subacquea? Sì, perché le bollicine hanno bloccato, intasato il polmone, ma non che hanno fatto la bolla nel midollo. È come dire, sto guidando veloce sull'autostrada quando piove forte e la visibilità è scarsa. È colpa della pioggia? No, un cofattore. Colpa del fatto che correvo, non vedevo e pioveva. Quindi la subacquea è quella che praticamente fa l'ingorgo, ma la vera colpa è il meccanismo, è l'ernia o la produzione di scale. Questo è molto molto frequente. Allora, siamo alla fine, fate i totali, avete già fatto, sono sicuro. Quindi a questo punto abbiamo della roba pro danno, tutti i valori che avete messo, e della roba pro vita, P
più attività subacquea fate, la buona alimentazione, attività fisica, controllo della schiena. Allora, non voglio sapere chi ha valori bassi per un fatto di privacy, ma mi farebbe piacere sapere, alzate la mano, chi ha più di 1000. O 1000. Ok, bravi, complimenti. Un applauso. Bravi! Ok. Allora, quindi... allora, chi ha valori intorno a 1000, quindi scherzavo prima per dire che praticamente è il mio valore, 938, insomma, possono stare tranquilli perché ragionevolmente la probabilità di rischio di immersione è molto basso. Fate il valore, appunto, avete già fatto 15.000 diviso il numero che avete e vi è venuto il valore. Chi ha meno di 500 suggerisce una buona visita medica. Chi ha valori intermedi, in pratica tipo 800, 900, un po' di attenzione su quelle cose che sono sbagliate, l'alimentazione, l'attività fisica o altro. Adesso lo tramutiamo, l'ultima diapositiva, una delle ultime, lo tramutiamo nel come aggiustare il computer. Allora, per piacere, siamo alla fine? È il messaggio della lezione. Allora, noi abbiamo fatto un esperimento che è stato pubblicato su una rivista scientifica nel 2017 internazionale, ha cambiato poi il modo di fare subacquea. Abbiamo fatto l'immersione sull'Anna Bianca. Un gruppo faceva una decompressione, vedete che all'epoca si usava gradient factor 30-85, abbiamo detto che 100-100 è la Belli Vesnevi. Noi avevamo messo soste profonde e allungato la decompressione. Comunque facevano 58 minuti. Un altro gruppo faceva la mnemonica, che in pratica facevano 70 minuti di decompressione. L'assunto di quando si fa un lavoro scientifico, io parto dichiarando che immagino che più decompressione è meglio. E quindi lo vado a vedere, la novità di Mistral, qual è? E non guardiamo solo le bolle, ma anche la polverina. Abbiamo cercato la polverina nel sangue e abbiamo visto che, guardate, il gruppo brevemente che aveva fatto 70 minuti aveva tanta più polverina dopo l'immersione, questa è prima e questa è dopo, rispetto al gruppo che invece faceva meno decompressione. E questo su 60 subacquei. Quindi alla fine... E la cosa è stata poi ripetuta in altri esperimenti, e chi faceva questa della ratio d'eco hanno fatto la 2.0, hanno ridotto, quindi adesso va benissimo, quindi la nuova, tu sei UTD come la mia didattica tecnica, ma la UTR va benissimo attualmente, perché hanno fatto tempi molto più corti. E diciamo niente, quindi a questo punto... Chi ha i computer che hanno i gradient factor, dovete praticamente impostarli, come adesso vi dirò. Ah, questo l'ho messa perché chi ha questo computer ha una caratteristica. Premendo questo tasto qui, quindi il terzo, sott'acqua voi vedete la barra dei tessuti. Quindi che succede? Che io riesco a capire già sul fondo quanta decompressione farò. Perché? Durante l'immersione, questa è la pressione ambiente, ricordate la mia prima diapositiva, la linea azzurra, la pressione ambiente, compare una seconda linea, gialla se azoto, verde se elio, che sarebbe la media dei gradient factor. Quindi che succede? Che più passa l'immersione, questa si sale, l'altra linea sale, quella colorata, e questi i compartimenti si caricano di azoto. Quando raggiungono questa linea qui diventano rossi. Allora voi sott'acqua controllate e vedete praticamente quanti diventano rossi. I primi sono quelli veloci, cioè il sangue, il cervello, rapidissimi, pochi minuti. Quando comincia a colorarsi di rosso il quarto, quinto, vuol dire che state prendendo i tessuti intorno a 20 minuti. Vi fate 20 minuti di mezz'ora di decompressione. Ora, se io sto bene, ho la mia pipì che è blu, cioè la cartina è blu, quindi ho un pH di 7, sono in buona forma fisica, i miei compagni stanno bene, che me ne frega, mi farò mezz'ora di decompressione.
Ma sono degli allievi che cominciano a sbuffare, camminano invece di nuotare, cioè pedalano. Insomma, non mi fido, non voglio fare mezz'ora di compressione. Quindi come incomincio a vedere che il terzo compartimento diventa rosso, io comincio a salire perché quello fa DEC 99. È chiaro il concetto? Cioè sott'acqua mi permette di intuire quella che sarà la decompressione, perché altrimenti alla cieca voi quando cominciate a salire dovete subire la decompressione. Se vi dice 30 minuti, fa 30 minuti. Invece io sotto posso anticipare la decompressione. Avete oggi capito che un total decompression time oltre 30 minuti, se non sono in perfetta forma fisica io e i miei amici, in teoria dovreste fare immersioni per gruppi omogenei di rischio. Perché se praticamente vi posso avere uno che ha un rischio di 1 a 15.000, va uno con 1 a 500, comanda quello di 1 a 500. Allora, i guiding factor che noi consigliamo sono questi. Chi è perfetto, che ha valori, quelli che hanno sopra 1000, potete quasi fare 100-100. Quindi fate, diciamo, ovviamente 70-90, mettete un po' di fattori correttivi. Quindi chi ha da 1000 in su può mettere gradient factor low, quindi sosse profonde, non le voglio. Quindi andate su 70-80. I gradient factor high, che invece è tempo vicino alla superficie, lasciate ancora 85-90. Quindi 90-90 potrebbe farlo chi ha da 1500, intorno da 1000 in su. Se invece voi avete dei valori sotto 500, il problema è non lo aggiustate col computer. Cioè questo, quello che vi sto dicendo io, è facile per chi sta bene, toglie tutti i fattori di sicurezza. Quindi chi non ha questi compartimentali, ha ancora gli GBM, chi ha valori sopra 1000, metta a zero. Meno decompressione possibile. È facile per me, dottore, per chi ha sotto 500. Non perché deve aggiustare il computer, ma perché si mette a posto tutte le cose che non vanno. Non può un computer aggiustare un obeso, un acido e tutto il resto. Quindi questo vale per quelle persone che hanno oggi avuto numeri intorno a 700, 800, 900. Ok? Allora, queste persone qua mettete un valore intorno a 50 di gradient factor low, quindi cominciate a fare qualche sossina profonda, e 85 di gradient factor high. Bene, quindi tra 800 e 1000 il valore ideale è 50 di low, 85 di high. Sopra 1000 90-90, sotto 500 badate. Se vi è piaciuto, mettete un commento, vi prego, in Fondazione Mistral, perché abbiamo la nostra fatina del web, Clarida Oxa, che sta monitorando l'andamento di tutto e quindi vi fate un regalo. Noi facciamo tante iniziative di vario tipo e quindi se volete scrivere, avete sul vostro email, per esempio, queste diapositive, io le mando ai soci di Mistral, costa 30 euro. Se no, basta che state collegati col sito e io pubblico ogni tanto gli aggiornamenti. Il prossimo convegno, dove andiamo in laboratorio a vedere con gli occhi questa roba, è a Ferrara il 10 di dicembre. E all'EUDI faremo tutta una serie di laboratori come questi da 20 minuti, molto su singoli argomenti. Oggi avete fatto tutto voi. Va bene? E perfino le bioplastiche andremo a testare, quelle che stanno nell'acqua, come infiammano l'intestino. Quindi avrete un laboratorio per vedere se le bioplastiche che sono sciolte nell'acqua vi stanno infiammando il microbiota intestinale che è collegato col cervello. Bene? Ok, io ringrazio tutti quanti per l'attenzione. Chi è che conduce? Presidente, vieni qua. E se, penso che sia tardi, però dopo anche fuori dalla serata, in pratica sono a vostra disposizione per le risposte. Bene. Allora, spero che come a me sia piaciuto anche a voi, oltre a quanto detto da Pasquale. A me, so che qui dentro ci sono dei subacquei che insomma ci masticano con alcune cose
E quello che mi piace appunto di Pasquale è che non lavora solamente nella cura, nella terapia, se ci succede qualcosa, ma cerca di prevenire. E io devo dire che questa è la cosa più importante. Fanno segno, togli la maschera. Mentre lui si prepara, quello è quello del lavoro, Fondazione Mistra, invece è... È il link del sito. È www, manca la parola fondazione, www.fondazionemista.com. Okay. Esatto, dicevo che nella nostra attività e anche in molto altre, la prevenzione è quello che la fa e deve farla da padroni. Penso che tutti noi, come Pasquale, ascoltando, lui lo può provare direttamente, ma anche noi, ascoltando questo tipo di suggerimenti, possiamo... migliorare la nostra attività didattica e anche personale. Bene, io credo che vicino sempre a noi, vicino ai subacquei, ma soprattutto a quelli come te dedicano la passione, ci sono, tu l'hai nominata, delle persone importanti. Io chiamo un attimo Clarida, grazie, vieni. Vieni. E se per favore... Francesco, mi prendi quella pianta? Volevo, così passando questa mattina, ho detto cavolo, viene Clarida, e ho pensato di prendere un piccolo presente per te, perché poi la cosa mi piace. Per favore, prendimi. Aspetta lì. Ecco qua. Ci ha fatto ancora prima. Aspetta che non tolga. Ci siamo? Grazie. Perfetto. Grazie. Bene, allora ho già avuto modo di dirlo. Oltre al fatto di quello che ci accomuna, della passione che ci accomuna, dell'amicizia che abbiamo consolidato in tanti anni, quest'anno, come ho detto, la Friulana Subacquei ha compiuto nel mese di maggio 50 anni. Il prossimo anno è la nostra federazione. La Friulana Subacquei era nata un po' prima e diciamo che con questo convegno e con un'altra proiezione che faremo sabato prossimo, approfitto anche per invitare chi è disponibile. E noi qui a Udine abbiamo i due campioni di italiani di Fotosub del 2021, Fabio lo è stato, e sabato prossimo in questa sala ci delizieranno con i loro lavori. Dicevo che abbiamo compiuto 50 anni e volevamo lasciarti un pensiero. Il direttivo della Friulana ha fatto fare da un artista questa cosa. Dove è rappresentato il cuore, devi leggere nelle righe perché gli artisti sono artisti, però dietro hai tutte le spiegazioni con quello che è. Dimmelo tu. Negli anni, con amore, praticamente ti vogliamo bene, Pasquale. E pratica il PFO. Esatto. Il cuore, guarda. Il cuore, perché anche a livello personale, anche io ho sperimentato i tuoi suggerimenti. Aspetta, ti abbraccio. A nome di tutti. Grazie di cuore, come si suol dire. Poi non vedo, devo invitare il mio presidente perché eccolo qui. Presidente della federazione che comunque ha viaggiato tutto il giorno per raggiungerci qui, ma prima di viaggiare ha fatto viaggiare i corrieri. E ha mandato per questa serata del materiale che la FIAS aveva lì in magazzino. Allora noi abbiamo pensato, vieni Fiammetta per favore, abbiamo pensato di darvi un numerino quando siete entrati, e dietro questo abbiamo preso questo materiale, l'abbiamo messo in queste borse. Chiaramente quello che c'è, ma ci sono delle mute estive. Ci sono dei guanti pesanti per l'inverno
e ci sono delle scarpette, non lo so, ci sono dei materiali, non sono per tutti, avremmo voluto farlo, ma compenseremo con altro. Velocemente facciamo l'estrazione, presidente, vai, a mano vergine, abbiamo il numero 114. Guarda il numero. Prego. Come si chiama il Miralletti? Oh, mi serve Stefano, vai. Grazie. Sì, sì, prendi una borsetta e la dai. Poi 125. Bravo Stefano. Prego. Facciamo tutte le borsette prima. Poi 138. 138. Sei tu? Non succede niente. A posto così. Bene, poi 106. 106 Silvano. Bene, poi 136. 136. Mauro. 144. 144. No, a te non va bene niente. 144. Poi 135. 135. Chi è? 135. Eccola. Oh, com'è qua? Prima 135. Poi 160. Prego. Bene. 160. 127. 127, Flavio, vieni. Ok. Poi prendi quelle lì, quelle con gli adesivi. Vai. 163. 163. 163 e 1. 163 e 2. Non c'è nessuno che ha il 163? Francesco, tu? Eccolo, vai. 104. 104. Daniela. Vai a Daniela. Poi? 128. 128. Eh sì, aveva ciappato il tuo amico, scusa. 108. Abbiamo ancora? No. No, allora intanto per favore quel scaldacollo, dato un omaggio ai signori che sono venuti a farci l'onore e il piacere in questa serata, è uno scaldacollo con il marchio del nostro cinquantennale. Spero che qualche volta lo mettiate e ci pensiate alla Friulana Subacquei. A questi signori qui davanti, tutti, poi ci sono i due signori dietro. Sì, ce n'è là, guarda, nel tavolo. No, sul tavolo, Lele. No. Sul tavolo. E invece... Sì. Abbiamo anche gli amici dietro. Che... Qui. No, collo. Ce l'hai il disegno qui? Dai, ti vedo forse scherzato. Ma... Ok. Bene. Bene. No, a posto così. A posto così. Bene. Io... A posto, Stefano? Ok. Io credo che siamo stati bene, credo che queste cose ci servono, i ringraziamenti non sono mai abbastanza e lascio la parola al nostro presidente per il saluto. Grazie Ernesto, grazie direttore, grazie a tutti voi che siete intervenuti in questa serata dove il professor Longobardi che... con un lessico familiare, come dicevo prima lui, rende sempre così fruibile
contenuti di alto spessore scientifico a una platea che non sempre è altamente competente in materia. Grazie Pasquale, grazie a Clarida per essere intervenuti qui stasera, grazie alla Friulana Subacquei che ha organizzato questo spettacolare evento e grazie a tutti quelli che hanno lavorato dietro le quinte, Emanuele e Gianni Morè. E arrivederci alla prossima edizione di FIAS 5.0 che inizierà proprio fra poco più di un mese. Grazie e buona serata. Bene. Allora, volevo i miei valletti un attimo qui, gli do il diplomino. Allora, ho fatto un diploma di... sono diventati tecnici sanitari subacquei che la sigla è TS. TS. Allora, tecnici sanitari subacquei. Stefano Presidente, ma dalli tu presidente, dai, due tu complimenti, sì, voi li conoscete anche, Igor Tosolini. Ah, sei tu, complimenti. Grazie. Grazie. Aspettate, facciamo una foto. Tu prepara la macchina. Emanuele Passon e Alberto Crispo. Saluti qua, facciamo una foto. PS. Che non è il trattamento sanitario obbligatorio, eh? Allora, ultima cosa, vi è piaciuto, perché siccome è un esperimento, è stato un po' interattivo, dinamico, va? Ok. Consigli qualcosa da per le prossime edizioni? Cioè, gli devo mettere il tutù, lo farò. Ok. Abbiamo sforato un quarto d'ora, però grazie, veramente siete stati bravissimi, attenti fino alla fine. Veramente molto felice di essere con voi. Grazie, grazie.